Buongiorno a tutti, noi stiamo vivendo un momento complicato con l'emergenza coronavirus, quindi mi sembra giusto chiedere a tutti di fare uno sforzo di responsabilità. Rispettate le disposizioni che sono state emanate, rispettiamole tutti. Siamo attenti perché nella nostra regione, grazie al cielo, il contagio è ancora a un livello embrionale. Cerchiamo di evitare che si diffonda e quindi le misure precauzionali devono essere rispettate rigorosamente. Non pensiamo di essere più furbi del virus, perché il virus è un nemico piccolo piccolo, ma è capace di fare danni molto molto grandi. Quindi le disposizioni che sono state emanate e quelle che si andranno a emanare devono essere rispettate. Cerchiamo di stare il più possibile a casa e se dobbiamo girare, evitiamo contatti pericolosi. La sera stiamo a casa il più possibile e cerchiamo anche di risolvere con i meccanismi a nostra disposizione la comunicazione. Vedrete che ci ritroveremo anche con qualche buona sorpresa. Nel frattempo si sta cercando di apprestare anche un vaccino. La strada è buona, sta andando avanti. Io penso che presto avremo dei ottimi risultati. E soprattutto ricordiamoci quello che diceva Edoardo De Filippo: ha da passare la nottata, passerà e staremo tutti meglio.